Questa trasmissione è presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana. Amici dei Sapori del Sole, siamo arrivati all'ultima puntata, ma anche questa sarà una puntata scoppiettante. Avremo l'intervento del presidente di Terra Orti, Alfonso Esposito, e poi, a grande richiesta, torna con noi Manu Food. Rimanete qui, eh? Ed eccoci ancora insieme per la 20ª puntata e anche l'ultima di questa 6ª edizione, che ha visto protagonisti tantissimi food blogger, ma anche tanti amici chef, pasticceri, pizzaioli. Insomma, è stata davvero un'edizione davvero davvero scoppiettante. Noi siamo felici oggi anche di avere ancora una volta Manu Food, ben grazie trovato. Grazie. E hai visto, Manu, il tempo si sta scurendo perché sono tristi. Siamo stati felici per questa edizione che è andata a gonfie vele e siamo tristi perché oggi è l'ultima puntata. Però, anche il tempo è triste. Però questa è la 6ª, faremo la 7ª, l'8ª, insomma preparati perché di edizioni dei Sapori del Sole ce ne saranno ancora tante, ce lo auguriamo, anche perché il nostro scopo, come ben sapete, è quello di raccontarvi i prodotti del territorio e capire che bisogna chiaramente mangiare bene, mangiare sano, frutta, verdura, insomma, perché poi abbiamo dei prodotti straordinari nella nostra terra. E oggi, Manu, che cosa ci prepari? Allora, oggi prepareremo dei fiori di zucca ripieni in pastella e fritti, un classico della nostra tradizione, e poi faremo una crema di zucchine così per guarnire il tutto. Bene, quindi che cosa abbiamo su questo banco? Allora abbiamo le zucchine con i fiori, così zucca. Anche un modo per non sprecare, perché certo. Recuperiamo. Questi sono usciti da qui? Sì, sono perfetto. Usciti da qui. La prima cosa, andiamo a preparare la crema di zucchine. Aspetta un secondo, dimmi soltanto gli ingredienti, quindi abbiamo detto zucchine. Allora, zucchine per la crema di zucchine. Abbiamo bisogno delle zucchine, poi sale, pepe, un poco di acqua, di brodo, cosa semplice, un po' di basilico. Ok, poi vedo la ricotta. Poi per il ripieno dei fiori di zucca facciamo con ricotta, se avete mozzarella, provola, scamorza, quella che avete in casa. Bene. Classica, con un po' di salame, sale e pepe. Insomma, mi sembra facile e goduriosa, devo dire, questa ricetta. Partiamo. Allora, tagliamo le zucchine semplicemente in piccoli dadini, cerchiamo di rimuovere un po' la parte dei semi all'interno, questa Bene. Qua, sia da una parte che dall'altra. Questi andiamo a friggerli? No, questi qua vengono stufati. Stufati, ok. In padella. Però noi già ci siamo anche portati avanti. Questo dobbiamo semplicemente tagliare a dadini e lanciarli. Filo d'olio, senza aglio, perché poi dopo l'aglio, quando lo frulli, dopo si sentirà troppo. Ok, allora, mentre tu lavori, io a questo punto chiamo il nostro ospite di oggi, che è un ospite per noi molto importante, perché è il presidente di Terra Orti, Alfonso Esposito, che tra poco entrerà, ma prima vi lancio il video. Lo spot di Terra Orti, così capite bene, ma l'abbiamo già visto nella prima puntata, di che cosa si tratta. Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana. Presidente, ben trovato, anche se abbiamo beccato una giornata un po' così, ma noi la rendiamo bella. Sì, basta la tua presenza che si fa tutto bello, non è un problema. Poi pensavo una cosa, che comunque noi il cibo ci accompagna sempre, sia nelle giornate belle che nelle giornate un po' brutte. Come nella vita ci accompagna in tutti i percorsi, nella gioia e nel dolore, sempre presente sulla nostra tavola. E quindi specialmente quando facciamo delle cose belle, facciamo del cibo migliore. L'importante è fare del cibo buono. Senti, Terra Orti ci ha accompagnato in queste edizioni, ma noi sappiamo bene che ha un grande scopo, che è quello di educare alla buona alimentazione. A questo voi ci tenete tantissimo. Sì, cerchiamo un po' di tendere
allegria in tavola con la buona qualità e soprattutto facendo capire che mangiare frutta e verdura fa bene al fisico, alla salute, fa bene a, a tutti quanti noi. Quindi, va bene anche alla nostra bellezza, alla nostra pelle, no? Fa bene a tutto. Quasi a tutti. Quasi a tutto, no, fa bene, fa bene. Va bene. Poi Alfonso, volevo chiederti, Terra Orti, noi sappiamo, insomma, siete tantissimi, nel corso degli anni sono aumentate anche le persone e le aziende che hanno aderito a Terra Orti. Sì, è stata una piccola scommessa vinta, diciamo così, siamo partiti in pochi, eravamo una decina di agricoltori quando è iniziata questa avventura, adesso siamo più di 100 produttori. Varie aziende, varie località e sempre più allargando le produzioni, quindi c'è veramente stato una bella soddisfazione. C'è questo raccoglimento intorno a un marchio, ma soprattutto forse intorno a una zona, intorno a un prodotto che è la nostra, diciamo, dieta mediterranea, si diciamo dieta così, mediterranea. Diciamo così, del prodotto della nostra del territorio. Senti, ma i produttori però dove si trovano? In quale zona si trovano? La maggior parte è qui nel Cilento, diciamo, poi si affacciano sempre di più anche da fuori regioni, speriamo di essere anche per loro un punto di riferimento. Tra l'altro la rucola ultimamente finalmente è diventata anche IGP, un'altra grande soddisfazione, sì. No? Sì, ci tenevamo molto a questa cosa e anche perché così aumenta il numero dei prodotti IGP della zona. Dal carciofo, il pesto, ma adesso la rucola e speriamo che ce ne sia ancora altri. Ma tu credi che grazie anche all'impegno, no, di che noi portiamo avanti, non solo come Sapori del Sole, intendo anche nelle produzioni televisive, giornalistiche, insomma si sta cercando di dare tanta attenzione ai prodotti della terra, ai prodotti stagionali, ai prodotti di qualità che chiaramente dobbiamo utilizzare sulle nostre tavole. Pensi che tutto questo stia in qualche modo migliorando? Cioè il messaggio sta arrivando? Il messaggio sta arrivando, ma dobbiamo fare qualcosa ancora di più, perché fino adesso noi abbiamo dato un messaggio un poco distorto, in che senso? Molte volte, pure con i bambini, presentavamo il nostro cibo, la frutta e la verdura, come un toccasana, una medicina. E quindi per i bambini era una chiusura a qualcosa di... E invece cerchiamo adesso di darle anche gioia, colore, e attraverso i giochi nelle scuole, essere presenti in queste azioni. Quindi cerchiamo di far vedere la frutta e la verdura veramente come è. Buona, è vero, saporita. Noi abbiamo questa abitudine sempre di dire questo perché fa bene e basta, no? Deve piacere, deve invogliare, deve far venire la voglia, l'entusiasmo di assaggiare. E difatti a volte sento alcuni bambini che sono amanti proprio della verdura. Sì, della mio figlio per esempio mangia le verdure di Terra Orti, lo dico sinceramente perché poi lui subito insomma dice se dico le bugie, in realtà per esempio la parmigiana sia di zucchine che di melanzane lui la mangia serenamente, insomma questo vuol dire che in qualche modo i bambini stanno comprendendo. Bene. Grazie Alfonso. Grazie a voi per essere stato con noi, ci vediamo alla prossima edizione. Speriamo bene che ci sia tante altre edizioni. Grazie mille. Faccio tanti saluti allo chef, grazie. Di nuovo grazie a te. Grazie Alfonso. Arrivederci. Allora, intanto Manu, allora, che cosa hai fatto? Le zucchine che stanno cuocendo, una volta che si sono intenerite le proviamo con una forchettina, okay. Possono essere frullate con un po' di basilico, un po' d'olio a crudo, aggiustiamo di sale se occorre, un po' di pepe se piace. Ed ecco il risultato, questo qua. Quindi noi quello abbiamo... che tu stavi facendo lì, esatto. Alla fine dopo ci abbiamo unito, abbiamo messo... E che cosa ci hai messo? Viene frullato con un po' di basilico, un po' di sale, un pizzico di pepe e viene tutto mixato. Ed ecco la crema di zucchine. Perfetto, ok, andiamo avanti. Adesso però, passiamo... Arrivino per qui i praticamente di sta venendo il diluvio, ma noi rimaniamo perché è l'ultima puntata, certo. Dobbiamo restare fino alla fine, stacano visti. Nessuno procediamo, dai. Allora puliamo i fiori di zucca rimuovendo il picciolo all'interno. Ok. Li laviamo delicatamente, noi già ci siamo avvantaggiati in questo. Okay. Li puliamo delicatamente. Ah, ce li ha già pronti, eccolo là, come Manfredi, okay. Che ha le cose già pronte nascoste. Quindi ce li siamo anticipati. Okay. Poi per il ripieno mettiamo un poco di ricotta, scusami. Questa è di bufala o di mucca? Ricotta di mucca. Ok. Deve essere fresca o va bene anche quella del giorno prima? Va bene anche quella del giorno prima. Bene. Ci mettiamo un po' di... scamorza, mozzarella, provola.
quello che avete, preferibilmente sempre asciutto, come ti dicevo anche del giorno prima. Bene. Perché comunque in cottura non rilascerà, perde liquidi, dopo può danneggiare la frittura. Benissimo. Tagliamo a dadini. Ok, posso usare questo cucchiaio? Sì. Ok. La setacciamo un pochino. Esatto. Perfetto, se vuoi ti do una forchettina che vai meglio. Eccola qua, vedi? Aggiungiamo un pochino di provola o scamorzo, quello che avete. Quello in che casa. Avete. Questa è la versione classica, in effetti. Poi si possono fare di tante varianti. Ah, ci stai mettendo anche un pochino di salame? Un po' di salame Napoli. Guarda le facce dei cameraman che mi vedono lavorare, io non lo so, cioè che idea si sono fatti. Lo tagliamo piccolo. Ed eccolo qua. Quindi se anche è asciutto va bene lo stesso. Sì, no, anzi... È meglio. È meglio. Ok. Aggiungiamo anche un pochino di salame. Credo che va bene così. Possa bastare così. Un pochettino di sale. Ok. Un pochettino di pepe. Eccolo qua. Il ripieno diciamo che è pronto. Esatto. Siamo pronti per riempire Vai. I nostri... Questo riempi tu però. Questo riempi lui. Allora ci... A casa usate un cucchiaio, usate quello sì, che, lo che so, avete. Sì, lo so, però se ce l'avete questo diventa comodo sì, perché sono non comodo, esce anche tutte perché le queste parti. Sono monouso. Monouso. Quindi comodissime. Le forbici per tagliare ce l'hai? C'è il coltello, va bene lo stesso. Perché c'è sempre riempire, qualcosa che manca. Lo aiutiamo con il pollice per riempire e toglierlo dal cucchiaio. Ok. Bene. Tagliamo un pochettino la parte davanti e poi iniziamo con il ripieno. Riempiamo, anche se li preparate prima potete farli riposare in frigo perché comunque... Per evitare che fuoriesca magari durante la cottura, adesso non abbiamo molto tempo, però se li preparate prima, li riempite, li lasciate in frigo, sono sicuramente più compatti, quindi riuscite a friggerli con più semplicità e questo sicuramente è un passaggio importante. Importante, sì. L'olio sei sicuro che è pronto? Sì, 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 ma proviamo un po' con un pochettino di farina, vediamo che frigge. Ok, perfetto. Va bene. Adesso ci prepariamo la pastella. Ok. Allora, per quanto riguarda la pastella, andremo ad usare della semplice farina. Doppio zero, farina normale? Farina normale, va bene. Okay. E dell'acqua frizzante e fredda. Deve essere fredda perché comunque lo shock termico poi gonfierà e certamente renderà la pastella più croccante. Quindi acqua frizzante e farina. Poi chiaramente vi regolate a seconda di quante cose dovete certo, friggere, certo. Noi ci siamo chiaramente regolato sulla base di pochi prodotti perché chiaramente per velocità questo in questo momento abbiamo. La pastella non deve essere né troppo liquida né troppo dura. Okay. Ok. Ci siamo, ci siamo. Andiamoli a pastellare. Pastelliamo anche un altro. Sì, giusto due perché siamo un po' in ritardo. Sì. Meno così. Ok. E te ne metto giusto un altro perché due sono un po' pochi sì. Effettivamente. Poi due, capito? No, tre. Tre va bene. Eccolo là. Ok. Qui davvero sarà una cottura velocissima. Sì. Possiamo già preparare il piatto di portata. Eccoci qua, ci siamo, siamo alla fine della ricetta. Questi ricordano un po' la vecchia cucina. I sapori della nonna e i sapori della mamma. Impiattiamo un fiore di zucca sulla crema di zucca e poi ci mettiamo un fiore di zucca disidratato. Questa poi è giusto una cosetta. Come l'hai fatta al forno, immagino? Questa qua o si fa al forno oppure al microonde.
Bellissimo, quelli poi ce li mangiamo a parte. Qua ce li mangiamo noi. Eccolo qua, quelli ce li mangiamo noi. Eccolo qua il nostro fiore di zucca ripieno con la base cremosa di zucchine. Sì. Grazie Manu Food per essere stato con noi. Noi ci vediamo nella seconda parte con una pizza doc.